In questo video, l'Aston Martin, entusiasta del grande passo in avanti in classifica, è consapevole che sarà dura insidiare l'Alfa Romeo. La McLaren ha ufficializzato i piloti che effettueranno le prove libere e la Haas cambia idea su Hülkenberg e pensa a Giovinazzi. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. La Aston Martin, che grazie al figlio del capo Lance Stroll e al veterano Sebastian Vettel, che si sono classificati sesto e ottavo a Singapore, ha potuto fare un balzo enorme in classifica, scalando dal nono al settimo posto davanti ad Haas ed Alfa Tauri. Vettel ha brillato anche in Giappone, autore di un'ottima gara, piazzandosi in sesta posizione dopo aver vinto un duello al fotofinish con Fernando Alonso. Ed ora la Verdona si trova a ridosso dell'Alfa Romeo nel Mondiale Costruttori a soli 7 punti di distanza. I recenti risultati sono stati un'iniezione di fiducia per l'intera squadra, ma il team principal Mike Krack ha insistito sulla necessità di continuare a giocare in tutti i settori. La fiducia non è tutto, si deve anche avere una macchina veloce perché con la sola fiducia non si fa molto e i passi in avanti che hanno fatto nel corso dell'anno sono stati incoraggianti, ma in una gara normale, secondo Krack, farebbero molta fatica a finire sesti. Ma la situazione potrebbe anche cambiare rapidamente. Se una delle squadre rivali dovesse ottenere un punteggio significativo, allora la posizione potrebbero anche perderla. Comunque sia, la Aston Martin è andata a punti 10 volte nelle ultime 12 gare e anche se mancano ancora 4 gare, la loro è una buona progressione. Subito dopo la partenza del GP di Suzuka, Vettel è finito in fondo allo schieramento per essere uscito di pista dopo il contatto con Alonso. Ma la decisione di rientrare in box per montare le intermedie quando la bandiera verde ha sancito la ripresa della gara è stata la chiave del salto di qualità. L'unico altro pilota a fare questa scelta è stato Nicholas Latifi. E cosa fondamentale, Vettel è uscito dai box proprio davanti alla Williams del canadese che ha concluso la gara al nono posto. Krack ha detto che in definitiva la decisione spetta al pilota, ma la strategia è stata discussa insieme per decidere come affrontare la situazione. Il team si è fatto trovare pronto, cosa fondamentale per poter riuscire a tornare in pista davanti a Latifi, che ha permesso a Seb di finire in gara davanti a Fernando. Guardando al prosieguo della stagione c'è fiducia da parte dei piloti e del team, sebbene le restanti 4 gare dell'anno siano molto diverse da quelle in cui la squadra ha ottenuto buoni risultati. Infatti le prossime gare sono tutte molto simili in termini di caratteristiche e non sono piste come quella di Baku, Singapore e Monaco e per l'Aston Martin sono tracciati più difficili da affrontare. Tuttavia in Brasile potrebbe arrivare la pioggia e altre opportunità. La McLaren ha annunciato i nomi di coloro che prenderanno parte alle FP1 in occasione delle ultime 4 gare del Mondiale di Formula 1. Per il campione IndyCar 2021 Alex Palou, la chance arriverà il prossimo fine settimana ad Austin e guiderà la vettura di Daniel Ricciardo e Pato O'Ward sarà in pista nel venerdì di Abu Dhabi al posto di Lando Norris. Entrambi fanno parte del programma di test reso obbligatorio dalla FIA a partire da questa stagione. Il team principal Andrea Seidel fa affidamento ai successi ottenuti da Palou in IndyCar per dare delle informazioni utili alla squadra e allo stesso tempo potrà valutare le sue capacità di pilota. Alex e Pato hanno impressionato con i loro recenti test completati a Barcellona e in Austria e sarà una grande opportunità per loro dimostrare le proprie abilità sul palcoscenico globale della Formula 1. Ma l'obiettivo sarà aiutare la squadra a prepararsi per il weekend di gara e non sarà un test giudicato sulla base dei tempi che otterranno. Per Palou, fresco di rinnovo con il Tip Chip Ganassi Racing, dopo una trattativa che mirava al trasferimento in McLaren, è un'opportunità importante dopo aver provato la strada europea per puntare alla Formula 1. Il 25enne spagnolo è riuscito nel suo intento grazie all'ottimo lavoro svolto da quando ha puntato alla serie IndyCar. Per Pato O'Ward, la FP1 di Abu Dhabi arriverà esattamente un anno dopo aver disputato il suo primo test al volante di una Formula 1, proprio sul circuito di Yas Marina. Nel GP degli Stati Uniti anche la Haas ci offrirà un derby in casa nella prima sessione di prove libere con Antonio Giovinazzi che prenderà il sedile della monoposto di Kevin Magnussen, che è stato già confermato come pilota titolare nel team americano. Antonio tornerà al volante della monoposto disegnata da Simone Resta dopo aver guidato la Haas nel venerdì del GP d'Italia, per volere della scuderia Ferrari che con un programma prestabilito ha voluto riproporre l'italiano all'attenzione del mondo della Formula 1. Il pugliese ad Austin andrà a confronto diretto con Mick Schumacher, che è l'altro pilota del vivaio Ferrari, che sta lasciando la Ferrari Driver Academy e spera nel rinnovo del contratto con la squadra diretta da Gunther Steiner.
Questo test a parità di pista e condizioni sarà importante anche per definire uno dei pochi abitacoli rimasti liberi nel mercato piloti. Dunque la Haas sembra puntare ai due ferraristi, mettendo da parte l'idea di prendere in considerazione Nico Hülkenberg. Il tedesco sembra apparire in molte occasioni, ma poi, come la figlia della suora Maria, tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Nico inoltre è un pilota d'esperienza che vale molti soldi, per cui dovrebbe sperare di ricevere il supporto degli attuali sponsor tedeschi della squadra nel caso in cui Mick venisse appiedato. La partita sarà disputata fra Mick e Antonio, e Schumacher può beneficiare anche delle voci messe in circolazione da Liberty Media, che vedrebbe di buon occhio la permanenza del figlio del Kaiser nel Circus, dandogli la possibilità di completare una terza stagione in Formula 1. La Haas aveva quasi messo alla porta il giovane tedesco per i troppi incidenti e per l'entourage del ragazzo alle prime armi, trattato come se fosse il padre 7 volte campione del mondo, ma i suoi miglioramenti potrebbero aver riaperto uno spiraglio per la sua permanenza in squadra. In prospettiva 2023, il primo turno ad Austin sarà importante. Giovinazzi gode dell'appoggio della Ferrari, che con Binotto ha provato a spianare la strada al pugliese. In più si è potuto allenare con l'Alpine all'Hungaroring in una giornata di test. La squadra americana è legata alla Ferrari e può contare sul concreto supporto dei tecnici di Maranello distaccati al team clienti e sull'utilizzo di strutture all'avanguardia come galleria del vento e simulatore, che sono gli stessi della rossa, oltre a ricevere power unit, cambio e sospensioni dalla gestione sportiva. E quindi è facile intuire che il pilota che affiancherà Magnussen non può essere un candidato diverso da Giovinazzi o Schumacher, anche se più di una volta Gunther Steiner ha ribadito che l'ultima parola sulla scelta dei piloti resta la sua. Chi vorresti vedere a fianco di Magnussen? Scrivilo nei commenti e prima di passare ad un altro video lascia il tuo like e iscriviti al canale se ti piacciono i nostri contenuti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!